Siamo con Antonio Iavazzo, direttore artistico di Pulcinella Mente. Salve. Oh, questa siamo alla 15ª edizione, ospiti importanti come Mentana, l'abbiamo ritrovato, lo ritroveremo. Che cosa significa Pulcinella Mente? Pulcinella Mente è una festa, ormai da 15 anni. Resistiamo in questi tempi complicati, difficili, anche per le scuole. Le scuole si autofinanziano, sono autoprodotte, arrivano qui da tutta Italia e vediamo che questo progetto per la sua forza continua, non per altro, e per la volontà nostra, dei collaboratori, di tutto lo staff che volontariamente si presta a questa operazione progetto nazionale che si rinnova ogni anno qui a Sant'Arpino. Sì, ricordiamo, perché Sant'Arpino diventa per qualche giorno il fulcro anche della cultura, parecchi ospiti in 15 anni, anche importanti, ne ricordiamo qualcuno? Eh sì, la lista ormai è lunghissima, dal nostro amato Dario Fo, Albertazzi, Giannini, Michele Placido, Tony Servillo e così via, fino ad arrivare proprio a questa edizione con Enrico Mentana, che ci farà visita nella cerimonia di chiusura insieme a tanti altri ospiti prestigiosi, Nino Buonocore, il bravissimo cantautore, Clementino, il rapper amato dai giovanissimi, che è contentissimo di venire qui da noi. Poi abbiamo già consegnato il premio a Piero Angela, siamo stati a Roma a consegnare il premio Pulcinella Mente a Piero Angela, e tante altre sorprese, come sempre capita a Pulcinella Mente. Cosa significano le scuole, le scolaresche, le giovani generazioni? Il teatro è di frontiera. Teatro, il linguaggio teatrale è un linguaggio specifico e di grande. Il teatro non morirà mai, anzi si dice che nel periodo di crisi il teatro tiene di più, ed è così. Il teatro, perché è una scuola di vita, di pensiero, di orientamento esistenziale. Sembrano parole grossissime, ma è così. Io che faccio teatro da 30 anni so sulla mia pelle che è così. Il teatro insegna a vivere. Antonio, quindi chi ci sta ascoltando in questo momento, magari qualche giovane, potrebbe interessarsi a questa esperienza teatrale che può essere quella del teatro. Lei che cosa consiglia ai giovani che vorrebbero avvicinarsi a questa carriera? Consiglio soprattutto una disponibilità al sacrificio, ma lo si chiede in qualsiasi contesto, se uno vuole fare l'avvocato, l'ingegnere, il medico, unita a una passione non comune. Il teatro è complessità, quindi la passione è una disponibilità, una ricerca anche interiore. E quindi ci sono delle scuole, immagino studiare tanto, perché forse è la base, immagino. Sì, purtroppo un tempo esistevano le compagnie di giro in cui i giovani che si volevano cimentare facevano scuola, palestra in queste compagnie. Non esistono più, purtroppo, anche perché sia per la crisi sia perché diventano un po' dei circuiti piuttosto chiusi. Adesso esistono delle scuole, io stesso ho una scuola di teatro a Caserta ormai da tanti anni, il Pendolo da 12 anni, è un'esperienza di grande ricchezza e di grande gratificazione, perché lì diventa la vera palestra e la vera forza. C'è un gruppo che si alimenta della stessa passione, possibilmente guidati da uno staff docenti di qualità, insomma, questo è importante. La ringraziamo. Grazie a lei.